I nostri casi di borsa, andiamo a scoprire subito qual è il titolo, eccolo, lo vedete in sovraimpressione, che vogliamo analizzare a livello fondamentale con Andrea Cartisano, Esprinet, che inizia il 2021 con una vera e propria impennata. Poi Andrea, mi direi tu se la parola è giusta, perché parliamo di utili a più 159% e con una previsione di superare i 5 miliardi. Quindi mi verrebbe da dire numeri, record nel contesto che stiamo vivendo e affari che vanno a gonfie vele. Partiamo da qui, naturalmente, per andare a capire qual è la struttura fondamentale della società, Andrea. Diciamo che qui una premessa è doverosa e ovviamente ti ho chiesto oggi di parlare di Esprinet perché è forse uno dei casi di borsa non più clamorosi per la seduta odierna, che comunque è particolarmente significativa, ma proprio di medio periodo, perché il titolo, che è un'azienda che si occupa di hardware, ha toccato dei minimi nella seconda metà di marzo, addirittura sotto 2,70 euro, e ha fatto un massimo il 26 di aprile a 14,18 euro. Quindi è uno dei titoli che ha recuperato di più dai minimi. Allora, perché vanno analizzate queste situazioni? Perché bisogna capire se il rialzo è giustificato. Ovviamente la cosa più importante da guardare sono i dati fondamentali. Io, pur avendoli studiati nel weekend, me li sono scritti per non ovviamente commettere errori. Ricavi, ricordo, trimestrali: 1,166 miliardi da 914 milioni. EBITDA 20,3 da 11,9. Utile netto 10,2 da 3,9, posizione finanziaria netta ancora negativa, meno 71,6 milioni, ma netto miglioramento da meno 127,1 milioni. Ovviamente adesso il titolo, nonostante stia salendo molto, potrebbe tranquillamente far comunque fatica a superare i massimi che ricordavo prima, quelli del 26 di aprile a 14,18, perché comunque ha già una capitalizzazione superiore ai 670 milioni di euro e diciamo che è soltanto leggermente sottovalutata, perché il mercato anticipa sempre i cicli, per cui probabilmente chi ha saputo leggere un vero e proprio turnaround a livello di fondamentali su Esprinet ha preso posizione già da tanto tempo, e adesso potrebbe essere tranquillamente un titolo che fa fatica a fare nuovi massimi perché viene da questa crescita, oltre che nei numeri, anche a livello di mercati, a livello di andamento borsistico, veramente mostruosa. Per cui, Certo. come consiglio, in questo caso è un titolo assolutamente da mantenere, però per chi lo volesse provare, e per chi ovviamente ha già il titolo in portafoglio, non bisogna, a mio avviso, andare oltre i 12,24 minimo dell'Hanging Man di giovedì scorso come stop sul titolo, perché ovviamente poi come minimo può tornare a 11,58, che è il minimo del 9 di aprile, e poi tornare almeno in area 11. Però società veramente eccezionale, però forse vicina a un fair value, per cui non mi stupirebbe quantomeno un movimento laterale nelle prossime sedute. Ottimo, allora abbiamo già detto appunto che il commento dell'amministratore delegato Cattani è positivo, ha detto insomma anche per il proseguo dell'anno, cioè ci auspichiamo e abbiamo previsto che andrà in questo modo, quindi con trend positivo. Grazie Andrea Cartisano anche per gli altri dettagli che ci hai fornito, sempre interessanti. Se avete voglia di scoprire qualcosa di più a livello fondamentale di società, siamo sempre a vostra disposizione.